grosso che si pone è giustamente cosa fare se questi due siti vengono realizzati. Io no, chi mi ha preceduto è stato molto chiaro nell'esposizione, ha messo in evidenza una serie di problemi, no? E una serie anche di perplessità. Io capisco bene, sì, Giuseppe si arrabbia, però questa città, dico, nella sua unitarietà ha dato moltissimo, no? Vi ricordate le più belle manifestazioni? Cioè, dico io, comunque abbiamo fatto emergere un po' di orgoglio e dignità. Siamo arrivati a livelli nazionali, tutti quanti, l'avete visto per questa serie TV, continuano a seguirci. Io, è chiaro che, però, se bisogna lottare, no? Bisogna lottare ad armi pari. Una di quelle questioni che veramente fa arrabbiare ancora di più, quella transizione incazzare come una bestia, no? È il fatto, come diceva Giancarlo, no? Che queste cose avvengono il 24 luglio. Cioè, allora, sul bollettino ufficiale della regione Puglia, no? Perché questi sono i nostri diritti, qui parliamo dei nostri, finalmente dei nostri diritti, cioè dove ti viene data finalmente la possibilità di fare le osservazioni. Stiamo parlando, no? Di osservazioni che hanno un linguaggio tecnico, per cui si dice il diritto al cittadino, quindi già la prima parte impari di nota, eh? Allora, viene pubblicato il 24 luglio bollettino ufficiale Regione Puglia e io devo dire grazie ai Verdi che mi mandano un email, dice, no, guarda, che è stato pubblicato questa cosa per quanto riguarda le osservazioni. Poi anche il comune, io do atto, no? I mega manifesti finalmente, no? Per dare a tutti la possibilità e anche gli inviti personali a tutti, io su questo, cioè do atto, no? Che comunque ha fatto tutto questo, no? Proprio per rendere la cittadinanza partecipe. Però guardate che cosa succede, no? Allora, innanzitutto vi parlo, vi leggo, anzi, o meglio, questo è un disposto legislativo, cioè non è qualcosa di campato in aria, eh? Cioè questo rientra tra la sezione dei diritti. Il dottor Bellosi è molto più competente di me sicuramente, perché dice, guardate che noi siamo in Italia, se l'Italia è obbligata a recepire le direttive europee, è obbligata, cioè non è un opzione, o se ne va fuori dall'Europa per l'Italia, oppure deve recepire obbligatoriamente, che sia Berlusconi o che sia Prodi, sono loro devono per forza recepire, devono emanare in leggi. E le leggi, come ben si sa, tutti dobbiamo osservarle, ma farle osservare, c'è quest'altra parte finale. Allora si dice, nei nostri diritti, nella sezione diritti, no? Questo è il decreto legislativo gennaio 2008, cioè non è cosa un'altra. Si dice, l'autorità competente e l'autorità procedente mettono altresì a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma e di rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Scusate, voi andate in internet, avete visto sul sito del comune di Modugno, senza, è il comune della, o il ministero dell'ambiente pubblicato il SIA, lo studio di impatto ambientale ecologico, avete visto? Io non l'ho visto. Questo è il discorso, cioè qui siamo tutti obbligati. Io ho apprezzato la volontà del comune, no? Dei manifesti, però visto che c'è anche il sito, facciamolo funzionare. Siamo obbligati, non è un'opzione questa, eh? C'è un obbligo, ecco perché ho detto, i diritti sì, però la lotta si deve fare, in maniera leale soprattutto. E andiamo avanti. Il nostro avvocato, che io rammento, no? Che nel fascicolo contenente le osservazioni con lui hanno collaborato dei consulenti esterni a titolo gratuito ed eravamo in estate, quindi hanno rinunciato alle vacanze come tutto il comitato, è un po' come con Giavini diceva, la militanza non va in vacanza, però cazzo, le osservazioni le dobbiamo presentare, non essere guardati. No, scusami, lo so, devo contenere, devo contenere la mia attività, perché queste cose veramente, cioè, allora, questo è l'avviso di pubblicazione, no? Dice, finalmente, no? Dopo l'intervento dei Verdi, la società Ecoenergia con sede legale a Massafra, no? Voi ricorderete la famosa questione della sede legale tra Massafra, Bari, così, alla fine il comune ha preso il costo su questa questione, eh? Questa è la sede a Massafra, questo è luglio 2008. Ma precedentemente, nel primo avviso, cioè mentre qua ti viene data la possibilità di presentare le osservazioni, entro 30 giorni, quando il decreto legislativo
4 del 2008 ti parla di 60 giorni, pensiamo sulle leggi, non forse o la regione le recepisce la nostra regione, ma andiamo sul 2007, cioè dice richiesta, guardate la differenza, no? È molto sottile. La prima, quando c'è il primo avviso, no? Per quanto riguarda la pubblicazione sulle osservazioni, la prima è richiesta pronuncia compatibilità ambientale, la seconda, quella recente, di luglio 2008, avviso deposito studio impatto ambientale, cioè cambia proprio radicalmente, cambiano le sedi, ovviamente prima via Bozzi, poi via Massafra, c'è cioè un cambio dal punto di vista. Su questa questione voi conoscete tutto, no? L'inter quello che voi ha vissuto il caro avvocato Campanari, cui non so che fine abbia fatto, so, perché anche questo ci devo sapere, no? Che fine ha fatto l'avvocato? Cos'è successo? Ma andiamo avanti. E leggiamo, come ha fatto chi mi ha preceduto, sullo studio di impatto ambientale, no? E iniziamo alle prime difformità che riscontriamo, anche da un'attenta lettura, perché anziché leggere forse il libro di Marco Travaglio, io sinceramente ho letto Fissia, mia moglie diceva il libro di Marco Travaglio, io dicevo sì. Allora, la prima cosa, no? L'area del sito ha un andamento pianeggiante con un'altezza media di circa 40 metri sul livello del mare. Vabbè, vediamo i documentari, e viene fuori una cartografia che non è una cartografia di poco conto. Io già mi meraviglio perché magari il comune non ha mai utilizzato questa cartografia, no? Perché dice cose interessanti. Dice, prima di tutto stabilisce qual è l'altezza sul livello del mare, che non sono più 40 metri, ma sono dai 62 ai 67 metri sulla lama. C'è una difformità che risulta essere tra le ipotesi di reato sul decreto di sequestro. Non è così poco conto, eh? Cioè c'è un falso, vero e proprio, da parte del dirigente, perché lui l'ha emanato la determina, io, ed è il primo punto. E questo è lo studio di impatto ambientale. Poi si parla di un problema sul quale tutti quanti noi questi giorni stiamo vivendo, no? Ed è il problema dell'acqua. Cioè, una cosa su cui molti di noi forse non sanno, che sia la centrale turbogas e sia l'inceneritore consumano, credetemi, ma milioni e milioni di acqua, di litri di acqua, milioni e milioni. Siamo in piena emergenza e così, un po' come si diceva, la punta alla femminile, no? Come abbiamo fatto noi, ci siamo divertiti a fare qualche piccolo compro, no? Allora, la centrale, con il nuovo, cioè dopo che è stata autorizzata sul nuovo progetto che ha cambiato anche la tipologia degli impianti per l'affrontamento, eccetera, eccetera, comunque, ne consumerà 50 metri cubi all'ora. Ora, stessa codica si interroga l'inceneritore, però che ne passa appena 19, sono 60 metri cubi all'ora. Ora, il fabbisogno, il problema qual è? Il fabbisogno, l'ASI, ne produce 10 volte di più. Ora, queste sono le cose, no? Perché ciò che ti fanno incazzare come una bestia, no? È che entrambi i siti inquinanti, il momento in cui non uscirà, no? Il depuratore Mariovest da cui viene alimentata tutta la zona industriale, è che quest'acqua la prenderanno dalle falde acquifere. Cioè, sapete cosa vuol dire prelevare l'acqua dalle falde acquifere in questo momento? È come togliere il sangue a una persona. Uguale, uguale. Cioè, questi sono i motivi per essere altro che incazzati. E come si siamo incazzati? Perché c'è un altro dettaglio che non deve essere trascurato. Quali sono opere, l'incentore no, ma la centrale è un'opera di pubblica utilità, ve lo dico sinceramente. Se dovesse, quella centrale una volta se dovesse mai entrare in esercizio, quella centrale non si può fermare, non gliene frega nulla di voi se rimanete senza, ma la centrale continuerà a funzionare.